L'approccio multidisciplinare, una rete di intervento, la gestione del paziente, prima di tutto però l'azione di prevenzione attraverso programmi mirati di screening e quindi diagnosi precoce e cura. All'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore i riflettori sono puntati sulla gastroenterologia con il direttore della struttura dipartimentale di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del nosocomio, Antonio Cuomo. Un focus sulle malattie croniche intestinali che i dati confermano siano in aumento. Un'occasione di formazione e confronto, ma anche un momento per fare il punto della situazione sulla sanità, il cui obiettivo è quello di essere sempre meno ospedalocentrica ed avere trame più strette per quanto riguarda la rete territoriale. Affrontiamo due punti caldi della gastroenterologia, cioè le malattie infiammatorie croniche intestinali e lo screening del cancro del colon. Viene creata questa rete regionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie infiammatorie intestinali. E l'idea è partita dalla gastroenterologia dell'Università Federico II e poi noi, insieme ad altre quattro unità operative in Campania, siamo stati identificati come strutture che hanno le skills, diciamo, l'esperienza e la tecnologia necessaria per trattare in maniera, diciamo, approfondita queste malattie. C'è stato un problema per quanto riguarda il Covid, uno spazio vuoto di prevenzione. Avete dei numeri che dimostrino in qualche modo che nel post-Covid probabilmente la prevenzione è venuta a mancare? Sì, purtroppo i programmi di screening che le ASL, a cui le ASL devono adempiere, sono saltati durante la pandemia e purtroppo stiamo vedendo gli effetti negativi in questi mesi in cui abbiamo ripreso le nostre attività endoscopiche ordinarie. Purtroppo facciamo delle diagnosi che probabilmente, se si fossero fatte prima, magari gli interventi sarebbero stati più curativi. Come vi trovate ad affrontare questo tipo di problema, avere dei tempi che risultano poi stretti? Per un medico è frustrante vedere che purtroppo il tempo non è stato sufficiente per poter dare un trattamento adeguato ad un paziente. Però ci stiamo attivando e sia l'azienda che le unità operative che fanno i programmi di screening oncologico per il cancro del colon stiamo riprendendo in maniera ordinaria e in maniera anzi addirittura meglio di prima. Oggi è sicuramente un momento di formazione, ma è anche un momento di confronto. Quanto è importante operare insieme? E la medicina non è più una medicina olistica, cioè è diventata multidisciplinare. Io faccio il gastroenterologo, però non è che posso trattare determinate malattie come il tumore o le malattie infiammatorie intestinali, vanno trattate in maniera multidisciplinare, servono varie figure. Per i tumori serve l'oncologo, il chirurgo, per le malattie infiammatorie intestinali il reumatologo, il dermatologo accanto al gastroenterologo, il chirurgo, lo psicologo, il nutrizionista. Quindi la medicina oggi sempre più si fa in equip, è importante. Dovendo lanciare un messaggio all'utenza, soprattutto sulla prevenzione, spesso al di là della questione Covid non si fa come si dovrebbe. E questo è il ruolo, secondo me, degli operatori sanitari, di noi che stiamo nella medicina, e di quello di sensibilizzare sempre più la popolazione e soprattutto, me lo lasci dire, da stare lontane da numerose fake news che purtroppo non hanno nulla di scientifico e che distolgono i pazienti dalla prevenzione e li distolgono dalla medicina ufficiale. All'interno dei presidi ospedalieri non regge la rete di emergenza-urgenza, anche i reparti soffrono? Sì, purtroppo questo è un problema annoso, specialmente al sud. C'è da riqualificare, secondo il mio modesto punto di vista, un po' tutta l'organizzazione sanitaria, rafforzare il territorio, perché il problema è il filtro verso il pronto soccorso, perché se il territorio, la medicina territoriale funziona bene, numerosi interventi in pronto soccorso non vengono richiesti e quindi il pronto soccorso e l'ospedale resta per le patologie acute serie. Serve una sanità meno ospedalocentrica, l'hanno detto anche vertici ASL. Quindi rafforzare il territorio, però è fondamentale quei pochi ospedali che si decide di mantenere in piedi, che siano degli ospedali dotati di tutto, del personale
a sufficienza, della tecnologia a sufficienza, di tutte le altre figure a sufficienza, cioè questo è fondamentale, ok, sono d'accordo, però un territorio che funziona bene e degli ospedali che devono funzionare altrettanto bene.